Ci siamo riusciti a cappello dei pesci, fatti la partigiana, e questa sera lo mangeremo in... La ringrazio. Ed ecco, Joselin saprà certamente che l'acqua è un elemento centrale in Jeux sans frontières, e soprattutto in giochi con frontiere. Siamo qui nella Martesana e vedremo affrontarsi la Cina. Ecco, deve dirmi bene chi, le sì. due squadre opposte. Allora, abbiamo la Cina contro l'Egitto. Cosa ci hanno scritto nelle magliette questi qua della Cina? Cina, Repubblica Cinese. E l'altro? ET come Egitto. Certo. Abbiamo anche il pubblico, scusa, possiamo parlare? Scusa se te l'ho chiesto. Pubblico! Ecco qua, tra qualche istante daremo il via, ma per dare il via chiaramente ci vuole un giudice internazionale. Si tratta del nostro giudice Schulz, svizzero, prego giudice. Ma sembra il mago Galbusera, ma perché abbiamo un giudice vestito da mago Galbusera? Ecco qua, la gara è partita, vediamo già che l'Egitto è in netto vantaggio, mentre la Cina non riesce a smarcarsi. Abbiamo l'Egitto che si sta smarcando, mentre la Cina qua dietro, forza! Forza la forza Cina, Cina non riesce, come no? La non Cina riesce, non è vicina, diciamo, è vicina a uscire dalla Martesana. È vicina l'Egitto, è arrivato al traguardo, ecco l'arbitro, prego, vediamo l'Egitto che sta arrivando al traguardo, prego, andiamo. Oddio, ho schiacciato qualcosa di... Chi ha vinto, giudice, chi ha vinto? Egitto! Ha vinto l'Egitto, quindi nel prossimo collegamento vedremo l'Egitto che contenderà il titolo con l'Albania. Ricordiamo il pubblico che sta applaudendo, ci vediamo tra qualche istante. Ma prendi la cinese e tirala fuori dall'acqua, grazie alle stelle di Star. E ci vediamo qua, tra poco ancora Giudei.